Andiamo, eccoci qua nel cuore segreto pulsante della, dello spogliatoio della Sirsafe di Conad Perugia con Emanuele Birarelli. Emanuele Birarelli, stai calmo, rilassati, siamo fra amici, ci vedono solo i nostri tifosi. Con Emanuele Birarelli che sta lavorando duramente per... Sto lavorando duramente per ricominciare il prima possibile, però la parola d'ordine era pazienza, e quindi ancora un po' di pazienza ce la devo mettere, però tutto quello che insomma, posso fare lo faccio col massimo dell'intensità. E spero di tornare il prima possibile. E stiamo lavorando tanto anche in piscina, propedeutica per ricominciare poi il lavoro in campo vero e proprio. Per adesso ho fatto i lavori senza salto, diciamo, con qualche salto a secco, così, senza palla. Però già sono sensazioni positive perché si avvicinano al gioco, insomma. C'è Fabio Fanulli che nel frattempo passa, se vuoi salutare i nostri tifosi è sempre un piacere. Quanto è palloso stare fuori a guardare gli altri giocare? Sì, guarda, sicuramente è frustrante perché vorresti già essere operativo e dare una mano alla squadra. Però da un certo punto di vista provi anche a prendere tanta carica da quello che vedi fare agli altri per lavorare al massimo su quello che in questo momento uno può fare, insomma, per tirare fuori quella grinta che serve anche in un momento in cui ci si può solamente riabilitare. Oh, come vedete il Bira è sempre molto composto, adesso piano piano quando diventerà abitué delle nostre chiacchierate sicuramente lo scioglieremo un po'. Senti, volevo parlare un po' di questo precampionato. Tu sei stato qui a Perugia, purtroppo ovviamente per un infortunio avuto in nazionale. Come li hai visti questi ragazzi? Ovviamente ne mancano ancora tanti, stanno arrivando. Come li hai visti lavorare? Ma stanno lavorando bene, sicuramente non è facile, soprattutto su un lungo periodo come questo, di un mese e mezzo, lavorare in pochi, in 6 o 7, quindi... Secondo me anche loro sentono un po' la necessità di confrontarsi con tutto il resto della squadra e quindi avere la possibilità di fare un po' più di lavoro totale, insomma, di squadra e non solamente di tecnica individuale, che insomma è sempre utile e valida, però dopo un po' si ha anche tanta voglia di mettere un po' di agonismo e fare qualcosa di più di simile a una partita. Ci si prova con le amichevoli, ne abbiamo fatte tante, però... Insomma, c'è anche tanta voglia di conoscere gli altri ragazzi della squadra e confrontarsi, esatto, quotidianamente. Stanno arrivando. C'è Russell che sta atterrando, domani arriva Luciano, a giorni arriveranno tutti gli altri. Quindi noi chiudiamo con una cosa. Domenica prossima, anzi fra due domeniche, 25, c'è la prima con Verona. Se vogliamo invitare i nostri tifosi al palazzetto, ho visto quest'estate, hai provato a farlo con Simone Buti. Si può migliorare, vediamo se miglioriamo un pochino. Si può migliorare, ma era Buti che sbagliava sempre. Questo è vero, questo è vero. La partenza, allora dopo eravamo un po' stanchi. No, ovviamente invito tutti, credo che già dalla prima partita sarà un grande spettacolo. Avete visto tutto il calendario qui in casa, ci abbiamo solo super partite all'inizio, quindi c'è da divertirsi da subito senza aspettare troppo. Quindi vi aspetto tutti al Palo Evangelisti e ci vediamo qui, a presto. Ciao, grazie Bira. Ciao. Thank you.